Sono stata diversi anni in India e la mia passione per l'Oriente e per la pittura è una cosa innata che esiste da sempre. In questa mia esposizione ho voluto rappresentare tante immagini indiane che vanno al di là dell'immagine stessa, diciamo, è un mio modo di esprimere il sentire orientale attraverso un'immagine che poi ho voluto assemblare a immagini europee di visi, di paesaggi e di cultura, diciamo, europea. E questo per dare quello che io chiamo opposti paralleli, nel senso che le immagini indiane, orientali e quelle europee sono immagini diverse, ma il sentire di queste immagini è lo stesso. Una Madonna può essere egiziana, può essere indiana, può essere europea, però il senso della credenza religiosa è lo stesso. Ci sono i serpenti, come potete vedere, sia veri che di legno che ho fatto forgiato io con l'edere, sia dipinti. Questo, diciamo, per rappresentare un po' il passaggio dalla cultura europea alla cultura asiatica. Il serpente nella cultura orientale, soprattutto indiana, è simbolo di trasformazione.